L'Aquila passa di misura al Carotti di Iesi con un gol in apertura del capitano Alessandro Steri e centra la qualificazione ai playoff con una giornata d'anticipo grazie anche ai risultati dagli altri campi. Un obiettivo straordinario per la compagine rossoblu se teniamo conto delle traversie societarie e di come si sono ritorte sul gruppo. Merito ai giocatori indomiti, merito di un baluardo sotto tutti i profili quale è stato ed è il tecnico Pierfrancesco Battistini. Un risultato strameritato. L'Aquila si presenta all'appuntamento senza lo squalificato Caffiero e gli infortunati Marra e Ranelli, trio di difesa con Gagliardini, Esposito e Pupeschi, Boldrini a sostegno di Padovani e Ibe. Nella Jesina finiscono in panchina Cameruccio e Carotti, Giovannini a sostegno della coppia Pierandrei Valdes. Inizia forte l'Aquila, pericolosa con due incursioni, la prima di Padovani, la seconda di Boucher. In entrambi i casi Ibe è in leggero ritardo. Le due azioni sono il preludio al gol del vantaggio rossoblu, lo sigla il capitano Alessandro Steri che con un fendente a pelo d'erba batte Tavoni, che forse coperto da alcuni compagni reagisce in ritardo. L'Aquila affonda a piacimento e al decimo Boldrini e Padovani costruiscono una palla gol colossale che Ibe sbaglia incredibilmente. Tavoni ringrazia e la Jesina si mette in partita e si rende pericolosa con tiri dalla distanza di un Magnanelli dal piede caldissimo. Poi è Valdes a provare al 18esimo, blocca Farroni. 21esimo tocca a Boucher che va al cross dalla destra, Ruci in corda però centralmente. L'Aquila mostra una certa superiorità sotto il profilo del gioco, del palleggio, ma a volte si perde negli ultimi 20 metri. La Jesina si affida a ripartenze e tiri dalla distanza. Magnanelli è sempre potente, ma è la mira a fare difetto al centrocampista dei Leoncelli. Nell'unico minuto di recupero però la Jesina ha il pallone giusto per il pareggio, ma il tocco con la punta di Calcina si stampa sul palo interno e torna tra le braccia di Farroni. Che spavento per l'Aquila. In avvio di ripresa c'è De Iulis al posto di Ibe, doppio cambio Leoncello, Cameruccio e Anconetani per Montuori e Zannini. Ma è l'Aquila a farsi pericolosa nei primi 6 minuti con due conclusioni di Boldrini. Sulla prima interviene Tavoni, sulla seconda la sfera si perde sopra la traversa. Sale la tensione in campo e la Jesina non ci sta. 21esimo sugli sviluppi di un corner, Gremizzi viene murato davanti a Farroni sul ribaltamento di fronte, cross di Boldrini e doppio liscio di Calcina e De Iulis. Al 24esimo Valdes di mera astuzia induce l'intervento falloso Ruci in area di rigore. Questo nell'interpretazione di Campagnolo di Bastone del Grappa. E lo stesso Valdes però a sciupare tutto con una conclusione centrale. Farroni non abbocca e neutralizza il calcio di rigore dell'attaccante. La gara si mantiene incerta, il solito Boldrini è sempre attivo e al 34esimo impegna severamente Tavoni. Nel finale sono sterili gli attacchi dei padroni di casa, mentre l'Aquila di rimessa non affonda come potrebbe. Il risultato però non cambia, l'Aquila vince e centra i playoff. Per la Jesina si spalancano le porte dei playout.